Siamo partiti in Italia e l'anno prossimo abbiamo in programma di espanderci in tutto il mondo. Grazie a organizzatori come il signor Toledano stiamo imbastendo un contratto per promuovere il campionato in America Centrale. La Ferrari Driver Academy è ben lieta di supportare il campionato con l'obiettivo di andare a individuare potenziali talenti anche da quell'area geografica. Chiaro, la formula del Supported by Ferrari Driver Academy si svilupperà in questo modo. La Ferrari darà un premio al primo classificato, al primo rookie e al primo pilota che si distingue secondo una classifica speciale di merito. Questo premio sarà costituito, i piloti verranno in Italia, verranno in Ferrari a Maranello e gli verrà offerto un corso di più giorni dove i ragazzi potranno iniziare a capire cosa significa diventare piloti professionisti. Avranno a disposizione un'equipe di preparatori, atletici e psicologi per quanto riguarda tutta l'attività di mental training. Faremo lezioni al simulatore, useremo il simulatore che è un elemento importante per i piloti moderni per quanto riguarda l'allenamento nelle varie piste e la conoscenza della vettura. Faremo delle lezioni teoriche dove ai piloti cercheremo di spiegare che cosa significa una vettura, che cosa significa un assetto e poi proveremo la vettura in pista a Fiorano, la pista tradizionalmente della Ferrari. I ragazzi riusciranno a guidare sotto i nostri occhi e avremo così modo di provare direttamente sul campo il loro talento. Noi abbiamo iniziato a lavorare con la Panama GP Series nel 2003-2004 con la Formula Renault e con Alfonso Toledano siamo riusciti a portare in Messico per organizzare questi campionati sia la vettura di Formula Renault che una vettura di Formula Renault sempre 1600. Adesso a distanza di anni abbiamo realizzato una nuova vettura che è la Formula Abarth che ha debuttato quest'anno nel campionato italiano e rimanendo sempre stati in contatto con Alfonso Toledano. È nata l'idea di organizzare per il 2011 un campionato panamericano con questa vettura. A differenza della Formula Renault, indubbiamente sono passati degli anni e quindi crediamo di aver fatto un'evoluzione dei nostri progetti. L'aspetto principale di questa vettura è stata dedicata alla sicurezza, pertanto abbiamo progettato la vettura seguendo i regolamenti FIA per la Formula 3 sia per quanto riguarda la cellula di sopravvivenza, quindi il telaio e tutti gli organi legati ad essa come il crash boss anteriore, roll bar, serbatoio e colonna di direzione, ma soprattutto per le dimensioni. Come potete vedere è una vettura molto simile sia a una Formula 3, ma abbiamo cercato, a differenza di altre categorie, di mantenere soprattutto dei costi di gestione molto contenuti per dare la possibilità a più piloti di approcciarsi alla serie. Existe la GP3 y esto vendría siendo, llamémoslo un GP4, pero con algo más avanzado. Esto es un Fórmula 3. Este es un auto superior a lo que yo traje hace 10 años, que fue en su momento la Fórmula Renault, y que ese auto, bueno, pues fue en el año 2000, un modelo con 11 años, que donde se ha desarrollado Tatus 11 años de tecnología de aerodinámica de seguridad. Y otra cosa, este auto trae una caja negra, la cual... Esa caja negra, como en los aviones y en los helicópteros, va a dar la información del performance de los pilotos, el performance del auto y, por supuesto, el bloquear de tal manera que solamente los técnicos oficiales de la categoría pueden tener contacto con el mapping del motor. Para que no se dé, esto no es una categoría donde van a haber De un motor. carteras. No, y donde va a haber motores, unos de uno y otros de otro. Esto es una categoría monomarca, una categoría controlada por Ferrari, una categoría que va a tener el mismo caballaje uno con otro, la misma aerodinámica, lo único que va a cambiar.
va a ser la mezcla del manejo del piloto con el ingeniero que tenga dentro del equipo. Eso es todo, y de alguna manera eso es lo que quiere Ferrari, competitividad. No queremos un campeonato donde unos tienen algo mejor que los otros, sino que todo es parejo, los entrenamientos van a ser oficiales, todos van a tener las mismas bases, las mismas neumáticos nuevos. Aquí no hay de que un equipo tiene neumáticos viejos y otros nuevos. Este es un campeonato que yo le llamo que es el Harvard del automovilismo, donde es una universidad, que es lo que quiso hacer Ferrari precisamente, es donde los pilotos los preparemos para llevarlos a la máxima categoría por medio de la escudería más prestigiosa, que es la Ferrari, que aunque la gente siga dudando, así es, así se está viendo, y una vez que arranquemos se van a dar cuenta cuando vengan las gentes de Ferrari, que ellos son los que van a estar a cargo de ver el desarrollo de los pilotos y los ingenieros de Tatus, a revisar junto con ellos de que los autos estén en perfectas condiciones de reglamento y todo esto bajo las bases de competitividad que nos ha pedido Ferrari.